diciamo, aiutare, ecco, nella memoria. E già con gli psicologi che ne fanno parte abbiamo curato, ecco, diversi progetti anche nel periodo del precedente proprio lockdown, quando eravamo veramente rinchiusi in casa. Per esempio, abbiamo scritto degli articoli anche con il loro aiuto che si possono leggere nella pagina nostra sul sito della Camera Minorile tra le news. Quindi è chiaro che noi andiamo ad avere non solo più iscritti proprio per diciamo, supportarci nelle idee, nella formazione, ben venga se anche, diciamo, questi iscritti appartengano anche ad altri ordini, quindi diciamo non solo avvocati. Questo è il nostro secondo webinar, come avevo detto anche prima all'inizio. Intanto aspettiamo giusto qualche minutino, magari per dare la possibilità a qualcun altro di collegarsi, e poi magari direi anche di poter cominciare. E in questo secondo webinar tratteremo gli argomenti del sostegno al reddito e degli obblighi tributari, come avete visto dalla locandina. I relatori si avvarranno delle slide, quindi vediamo un attimo se poi tra un po'. Giusy, scusami, Giusy Francesca, la dottoressa però Delia Trementini ancora non la vedo collegata, quindi magari non so, è lei la prima relatrice, se non potremmo capire se Allora, sì, adesso sono collegata, io vi sto vedendo e arriva. Ah, sentendo. sì, dottoressa, buonasera, Buonasera, buon la vedo e la pomeriggio. sento bene anch'io. Va bene, perfetto. Ecco, possiamo, io Buon lavoro leggo allora. qui il numero. Dei partecipanti sono 56 o diciamo non lo so, leggo male. 62. Ok, 62. Attendiamo qualche minuto ancora. Siamo una novantina, Francesca? Sì, Giusy, 98, Va bene, va 98 bene. dovremmo essere. Nel frattempo c'è ancora qualcuno che mi chiede di iscriversi e sto Ah, passando il link via mail tramite la segreteria. E vabbè, magari se per te va bene, non so il tuo programma, fare con i saluti del sì, presidente, piano piano infatti anche rientra. per rispettare gli orari, magari gli impegni. Esatto. Va bene, allora diciamo i relatori ci sono, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, Claudio Gonzales, è collegato con noi. Io ovviamente do il benvenuto a tutti, ovviamente in primis al nostro presidente, i due relatori, la dottoressa Trementini e il dottor Luigi Aspromonte. Invito magari cortesemente, come avevo detto anche prima, a spegnere e ecco, lasciamo soltanto aperti i nostri microfoni e le nostre webcam in maniera tale da migliorare la qualità audio-video. Quindi passo la parola al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, l'avvocato Claudio Gonzales. Grazie, presidente, per aver accolto il nostro invito e condiviso la nostra iniziativa. Grazie a voi. Come voi già sapete, tutte le iniziative culturali, tutte le iniziative formative, anche quando partono dalle associazioni, sono sempre più gradite all'Ordine degli Avvocati. Io in un precedente evento avevo segnalato come la formazione è diventata un elemento essenziale nella crescita del professionista. E come ormai dalla formazione non si può più evadere, teniamo conto che addirittura le esigenze formative sono inserite nelle direttive europee, cioè non ci può essere più un professionista che non si formi momento per momento, diversamente da quanto accadeva nel passato, quando il titolo di laurea ci abilitava a essere professionisti una volta per sempre. Oggi invece noi gli spazi professionali ci dobbiamo conquistare nella quotidianità.
La presenza di associazioni specialistiche come quella della Camera Minorile aiutano questo percorso. Io in quell'occasione avevo segnalato che se la formazione è un elemento obbligatorio, è necessario però che sia anche un elemento serio, cioè la obbligatorietà deve essere accompagnata dalla serietà e non soltanto da una convenienza finalizzata a recuperare quei crediti che il CNF ci impone di acquisire anno per anno. Non dobbiamo, e questa segnalazione l'ho fatta anche al CNF, non dobbiamo agganciare la formazione ai crediti, anzi io avevo proposto in quella circostanza anche di superare questa odiosa sommatoria algebrica di punti, crediti e via, e di ancorarla alle esigenze della professionalità. E in quell'occasione avevo anche segnalato quanto sia importante il ruolo delle università. L'università non è più il luogo dove si conferisce il titolo, ma è il luogo che deve accompagnare prima lo studente, ma poi il professionista nella sua crescita. E noi ci auguriamo di avere sempre più professori di università che stiano nelle università, che insegnano nelle università dalla mattina alla sera e non siano soltanto presenze occasionali e poi magari si indirizzino in altri settori anche di natura professionale. Io ringrazio Giusy Torre, primo per l'impegno che lei mette in ogni cosa, la conosco personalmente, so quanto ci tiene, sia l'associazione che lei porta avanti con grossi risultati, ma anche all'avvocatura in genere. Spesso ci fermiamo a parlare su quelle che sono le esigenze anche dell'avvocatura, anche dei momenti difficili che l'avvocatura sta vivendo, ma che dobbiamo con coraggio superare e portare avanti. Il primo augurio che io faccio a me e a tutti voi di superare questa situazione di pandemia che veramente ci sta deprimendo. Riflettevo sul fatto che quantomeno questi incontri in videoconferenza ci consentono di vedere i nostri volti. È mortificante non poter vedere più i nostri volti, pure quando ci incontriamo coperti da queste mascherine, ed è una cosa che io mi auguro che venga superata al più presto. Colgo l'occasione per riallacciarmi a quanto detto da Giusy, perché mi ha dato un ottimo spunto per segnalare come ormai tra le professioni ci siano delle discipline connesse e che non è un caso che oggi, e ringrazio anche i relatori, non è un caso, osservavo che in questo evento organizzato dall'avvocatura abbiamo come relatori un funzionario dell'INPS e un commercialista dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, che saluto e ringrazio a nome del Consiglio dell'Ordine di Brindisi. Questo sta a significare che abbiamo una prospettiva nuova. Ormai le discipline sono tra di loro interconnesse, non ci sono più settori che sono esclusi dalle competenze di altri settori. E questo naturalmente deve allargare sempre di più la nostra disponibilità ad accettare il confronto con le altre categorie professionali e acquisire insieme anche quelle competenze che consentono di affrontare tematiche che possono essere sicuramente comuni. Non è un caso, lo dico al dottore Aspromonte, che io ho un rapporto costante con il dottore Fabio Aiello, oltre che essere legato in un rapporto di amicizia. Stiamo già studiando delle iniziative in comune tra commercialisti e avvocati, perché vogliamo anche superare barriere e gelosie professionali, perché i risultati sono agganciati alle competenze e non agli orticelli. Ecco perché ritengo che la collaborazione sia essenziale e sono contento che in questa manifestazione di avvocati sia presente un dottore commercialista. Grazie. E sono anche contento che nel constatare che si passa da un convegno organizzato dalla Camera Minorile venerdì scorso, in cui abbiamo un tema strettamente connesso alla figura dell'avvocato, un tema che ha per titolo strumenti processuali per contrastare la violenza domestica,
e mi pare che abbiamo un tema strettamente di natura forense, ed è stato coltivato in un modo molto professionale, per passare poi a un tema molto più tecnico e specifico, che non è, che appartiene, che deve appartenere anche agli avvocati, ma che richiede necessariamente competenze di altri settori, come quello del sostegno al reddito e obblighi tributari. E noi sappiamo, pensiamo e speriamo che il tributo che i relatori daranno a questo convegno sarà un motivo di crescita per tutta l'avvocatura e per tutti gli ospiti. Vi ringrazio sentitamente, ringrazio ancora una volta la Camera Minorile e spero di collaborare sempre di più in futuro con la Camera Minorile e con le altre associazioni che arricchiscono il panorama culturale forense di Brindisi. Grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie Presidente. A nome di Camera Minorile posso sentitamente dire che siamo onorati, insomma pregiati delle sue preziosissime parole, incoraggiati sicuramente in questo periodo in cui veramente la distanza e questa emergenza sociale ci ha costretti, ecco, ad evitare di fare i nostri belli eventi in presenza, però noi non ci arrendiamo, vogliamo comunque continuare, siamo appassionati di diritto, siamo studiosi, quindi vogliamo comunque continuare a formarci e i webinar ci danno appunto la possibilità di confrontarci ugualmente, ecco, e quantomeno, come lei ha ben detto, ci vediamo insomma visivamente. Grazie per le sue bellissime parole, il suo incoraggiamento a studiare e soprattutto a collaborare e interagire tra le diverse professioni. Io, prima di passare la parola ai relatori, volevo, visto che ormai credo che siamo più o meno tutti, ricordare agli ai partecipanti al corso che durante l'intero webinar, anche per attestare, ecco, la partecipazione, perché poi Camera Minorile rilascerà ai partecipanti un attestato, oltre che il corso appunto è in fase di accreditamento e quindi saranno poi ovviamente riconosciuti i crediti. Quindi a tal fine, da questo momento in poi fino alla fine, io indicherò tre parole d'ordine, tre parole chiavi che voi dovete poi un quarto d'ora prima della fine dell'evento comunicare alla mail della segreteria. Ecco, soltanto questo. Quindi adesso facciamo così, io do prima di dare la parola magari al funzionario INPS, la dottoressa Delia Trementini, vorrei brevemente così rappresentare qual è il perno di questo webinar. Il focus sarà fatto su queste due tematiche, due problematiche che diventano motivo sempre più di accesa discussione, no? Non soltanto fra coniugi separati e divorziati, ma ormai fra tutti i soggetti facenti parte dei diversi modelli o nuclei familiari che oggi sono esistenti dopo la legge di riforma, la legge Cirinna, no? Che ha introdotto l'unione civili e le convivenze. Per cui questi due argomenti tecnici e queste due problematiche non riguardano prettamente soltanto i coniugi separati o divorziati, ma appunto tutti i soggetti coinvolti nei diversi scenari che il diritto di famiglia vede protagonisti, quindi uniti civilmente e i conviventi, e quindi problematiche che si riversano sia in danno dei soggetti che hanno cessato la convivenza o che si accingono a cessare la convivenza, sia chi si accinge a cessare l'unione civile. Prima di addentrarci nel primo argomento squisitamente tecnico, volevo praticamente mettere in evidenza che gli ANF di cui parlerà la dottoressa Trementini sono, costituiscono un provente distinto e separato dall'assegno di mantenimento. Spesso siamo indotti a fare confusione.
E quindi volevo ovviamente, ecco, sottolineare, prima di ascoltare la dottoressa Trementini, che gli assegni familiari sono una forma di prestazione in denaro di natura assistenziale a sostegno del reddito economico che lo Stato riconosce ad alcune categorie di cittadini che svolgono ruolo dipendente o a pensionati, mentre l'assegno di mantenimento si concretizza nel versamento di una somma mensile di denaro passibile di revisione nel tempo che, come ben sappiamo, un coniuge corrisponde all'altro non solo a titolo di mantenimento del coniuge stesso, quello più debole, ma soprattutto a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Ciò posto, fatta questa considerazione, questa importante distinzione e distinguo, mi preme sottolineare anche che gli ANF, e quindi gli assegni familiari, non sono ricompresi nel predetto assegno di mantenimento, quindi sono ovviamente da elargire oltre al contributo di mantenimento statuito nella sentenza che conclude la separazione o il divorzio giudiziale e eventualmente anche in quello di omologa. Quindi sono sempre un qualcosa in più, a meno che i coniugi, nell'ambito di una separazione consensuale, si mettano d'accordo nello scomputarli e quindi possono nell'accordo stabilire che l'importo corrisposto da corrispondere a titolo di mantenimento sia comprensivo anche degli ANF. Quindi, fatta questa brevissima introduzione, adesso passo la parola alla dottoressa Delia Trementini, che ringrazio per aver accolto l'invito di Camera Minorile a partecipare a questo webinar, e ringrazio ovviamente anche l'INPS di Taranto. Alla dottoressa la dottoressa Trementini ci spiegherà, ecco, cosa sono gli ANF, a chi spettano, quali dei due genitori ha diritto ad introitare gli assegni, chi deve fare domanda, ci spiegherà soprattutto in cosa consiste l'iter e come deve essere introitata la domanda ai fini dell'ottenimento degli ANF e le diverse tipologie di domanda nelle ipotesi di affido condiviso, che ormai è legge, e nella eccezione di affidamento esclusivo. Io intanto comunico la prima parola utile ai fini della testazione della presenza. La prima parola è posizione tutelata. La dottoressa Trementini, porgo la parola e invito tutti a chiudere i microfoni e le webcam, perché la dottoressa si avvarrà anche di slide. Grazie. Grazie, buon pomeriggio, benvenuti a tutti. E ringrazio il dottor Costanza per il messaggio di accoglienza, ringrazio la Camera Minorile di Brindisi che ha organizzato questo incontro, in particolare nella persona dell'avvocato Giusi Torre, con la quale abbiamo un rapporto di amicizia da vecchia data, ma che si è arricchito nel corso del tempo, prima dagli studi e poi da contatti di natura professionale, seppur diversi. Ringrazio anche la mia amministrazione, il mio ente, nella persona in particolar modo del direttore della direzione provinciale di Taranto, dottor Giulio Cristiano. E un saluto porgo anche alla dottoressa Gianna Bisci, che è qui presente insieme a noi, attualmente direttrice della sede di Martina Franca, dell'agenzia INPS di Martina Franca, che è stata, diciamo, colei che per prima mi ha introdotto nel mondo degli ANF e nel mondo degli ammortizzatori sociali. Provo adesso a condividere le mie slide. Arrivano.
Grazie anche al tecnico, a Giovanni, per la collaborazione tecnica. Appunto, se mi date conferma di riuscire a vedere le... Sì. Bene. Allora, gli assegni familiari nascono durante il periodo fascista nel 1934, quando a seguito della riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 48 a 40 ore per gli operai dell'industria ci fu una diminuzione correlata anche del salario, per cui per sopperire a questa carenza istituì la cassa per gli assegni familiari, che ben presto fu ampliata anche ad altre categorie di lavoratori. La prima normativa organica degli assegni familiari è del 1955 con il DPR 797, il testo unico sugli assegni familiari. Sostanziali modifiche sono state introdotte poi con il DL 5 del 1988 e il DL 13 marzo 88 dell'88 numero 69, che è stato poi convertito in legge sempre a maggio dell'88 con la legge numero 153. Questa legge ha introdotto a partire dal 1 gennaio 1988 l'assegno familiare, che sostituisce gli assegni familiari e le quote di maggiorazione su pensione. Gli assegni familiari sono essenzialmente un contributo economico che lo Stato riconosce a determinati tipi di lavoratori e che vengono erogati dall'INPS. Gli assegni familiari sono esenti da IRPEF, non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono stati percepiti. Chi può beneficiare di questo assegno familiare? Sono tutti i lavoratori dipendenti in Italia, o lavoratori italiani all'estero, ma sempre dipendenti da aziende italiane. Non ha importanza il rapporto di lavoro, cioè può essere sia a tempo pieno che a tempo parziale. Vengono ricompresi anche i detenuti e i dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, e al rapporto di lavoro dipendente sono equiparate tutte quelle fattispecie di prestazioni previdenziali che intervengono laddove il rapporto di lavoro dipendente viene interrotto, quindi anche in presenza di cassa integrazione, disoccupazione, maternità, mobilità e via dicendo. E spetta anche ai pensionati che siano stati lavoratori dipendenti. Spetta anche ai dipendenti del settore agricolo, i lavoratori dipendenti del settore agricolo, i lavoratori parasubordinati, quelli per intenderci iscritti alla gestione separata, e i lavoratori domestici. Chi sono i beneficiari dell'assegno familiare? È il genitore a cui i figli sono affidati. Qui dobbiamo fare una precisazione: tutta la normativa riguardante gli assegni familiari, poiché precedente alla legislazione rinnovata sul diritto di famiglia, vede spesso utilizzato il termine genitori affidatari o la terminologia figli affidati. Dobbiamo intendere in questo caso genitore collocatario, perché adesso i figli sono quasi sempre affidati ad entrambi i genitori. Per cui laddove troviamo la terminologia genitore affidatario, dobbiamo interpretare genitore collocatario. Quindi i beneficiari sono i genitori presso cui sono collocati i figli, sia che esso abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che ne sia titolare l'altro coniuge, e vedremo in questo caso poi le differenze. Che cosa si intende per posizione tutelata? La posizione tutelata è appunto il rapporto di lavoro in capo al titolare, e naturalmente quando intendiamo rapporto di lavoro è il rapporto di lavoro dipendente, oppure la cassa integrazione, la mobilità,
mobilità o i pensionati da lavoro dipendente. I requisiti per poter beneficiare dell'assegno familiare attengono a tre aspetti: alla tipologia del nucleo, ai livelli di reddito e alla tipologia di reddito. Ricordo che gli assegni familiari decorrono dal 1 luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell'anno seguente, quindi hanno una durata annuale, ma l'inizio è il 1 luglio e il termine quindi è il 30 giugno dell'anno successivo, e sono direttamente proporzionali al numero dei componenti familiari, cioè aumentano all'aumentare dei componenti familiari, ma inversamente proporzionali al reddito, cioè più è alto il reddito, più basso l'importo degli assegni familiari. Come si individua il nucleo familiare? Il nucleo familiare è individuato con riferimento al richiedente. Il richiedente in genere è il lavoratore dipendente o il titolare della pensione. In questo nucleo familiare è ricompreso anche il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e il coniuge che non ha abbandonato la famiglia. Sono compresi poi tutti i figli di età inferiore a 18 anni e non coniugati. Per quanto riguarda i figli, ormai la separazione tra figli naturali e figli legittimi è scomparsa, sono tutti figli, quindi sono ricompresi all'interno del nucleo familiare tutti i figli naturali, sia nati in costanza di matrimonio, sia nati al di fuori di un rapporto matrimoniale. Sono ricompresi anche i figli adottivi, quelli legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati. Sono ricompresi anche, ai fini del calcolo degli assegni familiari, i figli del coniuge, i figli naturali del coniuge o nati da precedente matrimonio del coniuge. Sono ricompresi anche i minori regolarmente affidati da competenti organi e alcuni casi di nipoti che vedremo nel proseguo. Abbiamo detto quindi che i figli ricompresi per il calcolo dell'assegno familiare sono tutti i figli maggiorenni. Ci sono due eccezioni a questa norma: sono ricompresi anche i figli maggiorenni qualora inabili. L'inabilità deve essere certificata sempre dall'INPS e nel caso di nucleo numeroso. Si intende nucleo numeroso quello in cui sono presenti almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni. Abbiamo poi casi di nipoti di età inferiore ai 18 anni con riferimento all'ascendente, cioè al nonno. Sono ricompresi anche i fratelli e le sorelle del richiedente e i nipoti, e sono questi sono ricompresi i figli dei fratelli e delle sorelle, sono ricompresi qualora orfani e non titolari di pensione ai superstiti. I nipoti sono a carico del nonno o della nonna naturalmente, e quindi il nonno può percepire gli ANF quando i genitori però non lavorano e non percepiscono alcun tipo di sussidio. Se i genitori hanno percepito nell'anno solare un qualche reddito o un qualche sussidio da parte dell'INPS, quale può essere la carta acquisti, l'assegno per i minori erogato dal comune, indipendentemente dall'importo e dalla capacità di questo reddito far fronte alle esigenze dei minori, comunque siano, spettano gli assegni familiari al nonno. I nipoti in linea collaterale sono i figli dei fratelli e delle sorelle, minori di 18 anni, orfani di entrambi i genitori, non titolari di pensione ai superstiti. I nipoti sono equiparati ai figli da una sentenza della Corte Costituzionale del 1999.
c'è una precisazione riguardo alla convivenza del nipote insieme al figlio, insieme al nonno o meno. Questo ve lo lascio poi nelle slide, andiamo avanti perché la parte che più interessa riguarda poi i casi di separazione o di nuclei familiari diversi. Il nucleo numeroso abbiamo detto che è quello formato da almeno 4 figli di età non superiore a 26 anni, sono ricompresi nel conteggio degli assegni familiari i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché siano o studenti o apprendisti, e per studenti si intende che frequentano una scuola pubblica o privata di primo o secondo grado, oppure un corso di formazione professionale o un corso di laurea. Quando si presenta la domanda di assegni familiari, oltre ad indicare i componenti del nucleo familiare, occorre indicare i redditi del nucleo familiare. I redditi che sono ricompresi ai fini del calcolo degli ANF sono tutti i redditi imponibili ai fini IRPEF, i redditi esenti da imposta, soggetti a imposta alla fonte o a titolo di imposta, i redditi soggetti a tassazione separata, escluso il TFR, il trattamento di fine rapporto, sono ricompresi anche gli assegni corrisposti all'ex coniuge, escluso quelli di mantenimento dei figli. Ci sono tutta una serie di redditi, comunque diciamo che tutto ciò che costituisce reddito e che va dichiarato in dichiarazione dei redditi, compresa anche per esempio i redditi da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, sono da inserire, non sono da inserire sostanzialmente quei redditi che hanno natura risarcitoria o indennitaria, come ad esempio le rendite erogate dall'INAIL, le indennità erogate dall'INPS agli invalidi. Vado veloce su questo punto, non ci interessa molto. Redditi uguali a zero, che cosa si intende? Uno dei tre punti che abbiamo detto, dei tre requisiti necessari per poter beneficiare dell'assegno familiare, attiene alla tipologia di reddito. La tipologia di reddito deve essere per almeno il 70% reddito da lavoro dipendente. Ci spieghiamo con un esempio. Se una famiglia percepisce un reddito complessivo di 50.000 euro, lavorano sia il marito che la moglie. Il marito è un lavoratore dipendente, un professore, banca, Enel, un operaio della Fiat. La moglie è un lavoratore autonomo. Può avere un negozio, può essere un avvocato, un ingegnere. Se su 50.000 euro il marito, lavoratore dipendente, prende almeno 35.000 euro, vale a dire il 70%, l'assegno familiare spetta, ma si conteggia ai fini del calcolo sia il reddito del marito sia il reddito della moglie. Se il reddito del marito è inferiore a 35.000 euro, quindi inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo, gli assegni familiari non spettano. Questo vedremo poi come influenza in particolar modo la percezione degli assegni familiari in caso di coniugi poi separati o divorziati. Come incide su questo reddito il reddito da lavoro autonomo? Sappiamo che le regole per la determinazione del reddito da lavoro autonomo seguono una normativa differente, seguono essenzialmente i principi della contabilità. Quindi per dirla proprio in termini spicci, un professionista, un lavoratore autonomo, un commerciante calcola il proprio reddito dalla differenza dei ricavi meno i costi. Se i ricavi sono superiori ai costi si ha un utile e quindi si determina un reddito, se invece i costi sono superiori ai ricavi si determina la perdita. Quando andiamo ad inserire il reddito del lavoratore autonomo all'interno della domanda di assegni familiari, se vi è un reddito quindi con ricavi superiori ai costi, quello incide e viene conteggiato. Se si genera invece una perdita, quindi costi superiori ai ricavi,
non vi è una somma algebrica tra il reddito di un coniuge e il reddito dell'altro. Per fare sempre l'esempio, se il marito lavoratore dipendente prende 35.000 euro e la moglie avvocato ha avuto una perdita di 5.000 euro, il reddito familiare non sarà di 30.000 euro, ma quella perdita viene sempre portata a zero e quindi il reddito complessivo del nucleo familiare rimane di 35.000 euro. Questo ha importanza per determinare il reddito e quindi l'importo degli affidi che vengono corrisposti. Non c'è un unico importo di assegni familiari, ma ogni anno vengono pubblicate delle tabelle che tengono conto della composizione del nucleo familiare, della numerosità, nonché dei livelli di reddito. Oltre a determinati redditi, gli assegni familiari non spettano. Gli assegni familiari decorrono dal primo giorno di lavoro fino all'ultimo giorno di lavoro. Le modalità di conteggio degli assegni familiari possono essere sia su base mensile che su base giornaliera che su base settimanale. Su questo andiamo avanti velocemente, vi metto a disposizione le slide, ma penso che a voi non interessi molto il tipo di conteggio. Quello che mi preme dire è il caso del part-time. Gli assegni familiari spettano anche per lavori a tempo parziale. Se ci sono lavori a tempo parziale, è possibile che un lavoratore svolga più di un rapporto di lavoro. In questo caso gli assegni familiari vengono corrisposti dal datore di lavoro principale. Che cosa si intende? Si intende quello presso cui si svolge il maggior numero di ore lavorate o da cui deriva il reddito maggiore. L'altro datore di lavoro, quello secondario, provvederà a fare una dichiarazione al primo datore di lavoro contenente il lavoro prestato in termini di ore e in termini di reddito percepito dal lavoratore. Gli assegni familiari spettano anche durante il periodo di prova, il periodo di preavviso, durante le ferie e le festività e durante il congedo matrimoniale. Se il lavoratore ha svolto almeno una settimana di lavoro nei 30 giorni precedenti, spettano anche in caso di infortunio, malattia professionale, cure termali, malattia e via dicendo. Spettano anche al lavoratore deceduto. Gli assegni familiari hanno una prescrizione quinquennale, quindi se il lavoratore non ha presentato domanda per il pagamento degli assegni familiari negli ultimi 5 anni, può farlo un suo erede che in quel periodo faceva parte del suo nucleo familiare. Quindi la domanda sarà presentata dall'erede facente parte di quel nucleo familiare. Naturalmente nella domanda si indicheranno i componenti del nucleo familiare in quel periodo e i redditi percepiti in quel periodo. Cioè, se oggi il lavoratore dipendente è deceduto e non ha presentato, ad esempio, gli assegni per il periodo dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020, lo può fare un componente del suo nucleo familiare di quel periodo, 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020, con i redditi che si devono indicare per quel periodo. Il pagamento viene effettuato in caso di lavoratori dipendenti dal datore di lavoro a conguaglio. Che cosa significa? Il lavoratore presenta la domanda. Attualmente le domande sono ormai tutte telematizzate e arrivano direttamente all'INPS. L'INPS fa il conteggio di quanto spettante. Il datore di lavoro acquisisce la domanda attraverso i canali telematici e paga quell'importo già calcolato dall'INPS al lavoratore. Successivamente, nel versare la contribuzione all'INPS, il datore di lavoro sottrae quell'importo che ha pagato al proprio dipendente.
In altri casi invece viene pagato dall'INPS, che lo eroga principalmente in caso dei collaboratori familiari, degli operai agricoli, dei lavoratori in aspettativa sindacale, dei dipendenti di tutte cessate e fallite, lavoratori parasubordinati. Il caso di pagamento, quindi, da parte dell'istituto attiene a questa categoria specifica di lavori. La domanda viene sempre presentata per via telematica. Il diritto a percepire gli ANF si prescrive in 5 anni e decorre il quinquennio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro. Si interrompe qualora sia stata presentata una domanda all'INPS o una domanda all'Ispettorato del Lavoro oppure su intimazione dell'Ispettorato del Lavoro. Mentre prima le domande venivano presentate in formato cartaceo al proprio datore di lavoro, dal 1 aprile 2019 tutte le domande per assegni familiari devono essere presentate telematicamente all'INPS, indicando la composizione del nucleo familiare e i livelli di reddito. La presentazione avviene ormai in via telematica attraverso lo SPID o attraverso l'aiuto di un patronato. Tutti i dipendenti pubblici non presentano domande di assegni familiari all'INPS, ma li presentano alla propria amministrazione di riferimento. Cioè, un professore presenterà la domanda alla scuola, un medico dipendente pubblico alla propria ASL di riferimento, il funzionario dell'Agenzia delle Entrate la presenterà all'Agenzia delle Entrate. Quindi, quando si tratta di lavoratori del settore pubblico, non venite a fare domande all'INPS, perché da noi non ci sono domande. E qui entriamo adesso nello specifico dei casi di separazione, divorzio o famiglie di fatto o figli naturali di genitori non legati da rapporti matrimoniali. Che cos'è l'autorizzazione? L'autorizzazione è una domanda, una premessa. Ci sono diverse tipologie di domande. Nel gergo comune, qui lo dico se è presente anche qualche patronato o qualche avvocato che lavora per i patronati, molto spesso ci arrivano le domande, vorrei sapere a che sta la mia domanda. Sì, vabbè, ma che tipo di domanda? Ci sono tante tipologie di domande. C'è la domanda ANFDIP, che è quella dei lavoratori dipendenti del settore privato, poi ci sono le domande di assegni familiari del settore agricolo, ci sono quelle dei lavoratori parasubordinati, quelle dei pensionati. Altra tipologia di domanda è l'autorizzazione. L'autorizzazione è una domanda propedeutica che deve essere presentata in determinati casi, essenzialmente per ricomprendere all'interno del nucleo familiare determinati soggetti e per evitare, allo scopo di evitare, la duplicazione di pagamento degli assegni familiari. Vale a dire, per esempio, in caso di genitori separati, gli assegni familiari o li prende la moglie, ex moglie, o li prende il marito. Non possono fare entrambi domanda di assegni familiari. Quindi l'autorizzazione è volta a verificare che se, ad esempio, la domanda è stata fatta dalla mamma, non può essere fatta anche dal padre. L'autorizzazione va fatta in caso di coniugi legalmente separati o divorziati, sia quando si tratta di affidamento congiunto, sia di quando si tratta di affidamento esclusivo. Come funziona l'autorizzazione e perché viene chiesta l'autorizzazione? Nel momento della separazione o del divorzio, il nucleo familiare cambia. È formato da un genitore e dai figli presso cui
dei figli a cui sono che sono stati ricollocati presso quel genitore, l'altro genitore diventa nucleo familiare a sé, per cui si presenta preventivamente domanda di autorizzazione. I documenti che si devono allegare a questa domanda sono la sentenza di separazione giudiziale o l'omologa di separazione consensuale, in caso di divorzio la sentenza di separazione, le autocertificazioni dello stato di famiglia e la dichiarazione del genitore che rinuncia affinché gli assegni familiari siano percepiti dall'altro coniuge. Quindi in caso di divorzio gli assegni familiari spettano dalla data della sentenza di divorzio a quel genitore con cui i figli convivono abitualmente. Nel caso della separazione giudiziale decorrono dalla data della sentenza della separazione giudiziale, nel caso di separazione consensuale decorrono dalla data dell'omologa. Occorre allegare anche il provvedimento giudiziale di affido dei figli. A chi spettano gli assegni familiari? Generalmente spettano al genitore che convive con i figli. E che cosa può succedere però? Che questo genitore può essere titolare di posizione tutelata oppure no. Facciamo gli esempi per capirci. I figli vanno a vivere con la mamma. La mamma è una lavoratrice dipendente, lei fa domanda, include nel suo nucleo familiare i figli, indica il proprio reddito da lavoro dipendente e con questi dati vengono calcolati gli assegni familiari. La mamma non è una lavoratrice dipendente, è lavoratore dipendente, però il padre, che però adesso fa parte di un nucleo a sé. Allora, in questo caso, la mamma può chiedere l'autorizzazione, indicando però come titolare della prestazione il padre. Così andrà compilata l'autorizzazione, così andrà compilata la domanda di pagamento degli assegni familiari. Se quindi è titolare di prestazione tutelata, di posizione tutelata il papà, quando la mamma andrà a compilare la domanda per il pagamento, indicherà lei, indicherà i figli, indicherà come titolare della prestazione il papà, l'ex coniuge, ma semplicemente perché sarà il datore di lavoro del papà ad erogare gli assegni familiari nella busta paga del papà. Attenzione, quali redditi si indicano all'interno della domanda di assegni familiari? I redditi soltanto della mamma, perché abbiamo detto che i redditi che vanno indicati nella domanda di assegni familiari sono i redditi di quel nucleo familiare. E qua molto spesso ci sono dei problemi. Perché? Perché se la mamma è un lavoratore autonomo, il reddito familiare di quel nucleo non sarà composto per almeno il 70% da reddito da lavoro dipendente, ma sarà formato da reddito da lavoro autonomo. Gli ANF non spettano in questo caso. Che cosa bisogna fare? Qui la normativa dice che gli ANF spettano secondo accordo tra i coniugi, poiché ormai nella maggior parte dei casi l'affido è condiviso, qualora vi sia accordo fra i coniugi, si può stabilire che l'autorizzazione venga rilasciata a quel genitore che svolge il lavoro dipendente e che il nucleo familiare sia composto da questo genitore lavoratore dipendente e dai figli. Se naturalmente l'autorizzazione viene rilasciata in questo modo e altrettanto viene presentata la domanda per il pagamento degli assegni familiari,
di fatto sarà il datore di lavoro di quel genitore a pagare gli assegni familiari. A chi di fatto poi devono andare? Se il giudice stabilisce, come giusto che sia, che gli assegni familiari spettano al genitore presso cui i figli sono collocati, al di fuori di queste domande di assegni familiari, il genitore che ha percepito in busta paga gli AFU li deve corrispondere al genitore con cui i figli coabitano. Questa è una distinzione fondamentale, perché ricordiamoci, uno dei requisiti è che il 70% del reddito della famiglia che richiede gli assegni familiari deve essere formato da redditi di lavoro dipendente. Un altro caso è quello di genitori naturali che riconoscono i figli e che quindi non hanno alcun rapporto né di convivenza né di matrimonio. Qualora il rapporto tra due persone, il legame affettivo tra due persone non è riconosciuto né attraverso il matrimonio né attraverso l'istituto della convivenza di fatto, queste due persone non costituiscono un nucleo familiare, quindi i figli che nascono da questa relazione o appartengono al nucleo familiare della mamma o appartengono al nucleo familiare del papà, e quindi gli assegni familiari si calcoleranno allo stesso modo, cioè se i bambini vivono con la mamma il nucleo familiare sarà formato dalla mamma e i bambini, se convivono con il papà sarà formato dal papà e dai bambini. Gli assegni familiari spettano anche l'autorizzazione, quindi gli assegni familiari spettano anche in caso di nipoti, abbiamo visto, l'autorizzazione va presentata dal nonno in caso di nipoti di età fino a 18 anni, l'INPS verificherà che i genitori del bambino non abbiano percepito alcun reddito e alcuna forma di sussidio. Quindi, qui per ricapitolare, in caso di separazione giudiziale è necessaria l'autorizzazione ANFO se esiste un provvedimento provvisorio relativo all'affido provvisorio. Nella separazione consensuale è necessario presentare domanda di autorizzazione ANFO solo se esiste l'omologa, perché è l'atto che rende efficace e comprova la separazione. In caso di separazione, oltre al provvedimento del giudice, quindi o all'omologo la sentenza di separazione, è necessaria anche l'effettività della scissione delle residenze. Cioè, se i coniugi, gli ex coniugi, conservano la medesima residenza, vengono considerati nel medesimo nucleo familiare. Può succedere che in costanza di separazione nasca un figlio, perché ci sia una ripresa sporadica dei rapporti tra i due ex coniugi. In assenza di un provvedimento di affido del giudice, l'ANFO viene corrisposto alla madre in quanto affidataria di fatto. E qua, per farvi un esempio, vi racconto un episodio che si è presentato proprio di recente all'INPS, di una coppia che si era separata, c'era un provvedimento di separazione, se non che in costanza di separazione questi due ex coniugi riallacciano i rapporti, riprendono a frequentarsi e la signora rimane nuovamente incinta, nasce un bambino. In costanza di separazione va chiesta sempre l'autorizzazione. La signora chiede l'autorizzazione, la signora non lavora, quindi viene fatta domanda sulla posizione tutelata dell'ex coniuge, padre del bambino, che è un lavoratore dipendente. Se non che lui nutre dei dubbi sulla paternità e di fatto
richiede avvia un procedimento di accertamento della paternità. Da questo procedimento viene fuori che lui non è il padre del bambino, quindi instaura una causa per il disconoscimento della paternità. A un certo punto questo bambino, attraverso appunto un atto del giudice, viene disconosciuta la paternità dell'ex coniuge e il bambino cambia addirittura il cognome, prendendo quello della madre. Potete capire come in queste situazioni si intersecano talmente tanti eventi che dobbiamo capire da quando a quando c'è una famiglia tra marito e moglie e i figli, fino a quando questo figlio aveva un papà e una mamma riconosciuti e da quando a un certo punto questo bambino ha avuto solo la mamma e non si sa chi è il padre. Questo è un altro caso, per esempio, in cui va presentato, in cui non si presenta domanda di autorizzazione, ma molto spesso si presenta per avere la reiezione della domanda, cioè nel caso in cui un minore viene riconosciuto da un solo genitore, non si presenta domanda di autorizzazione, ma il nucleo familiare sarà composto da quel genitore che lo ha riconosciuto e dal figlio o dai figli. Così anche in caso di vedovanza non è necessaria presentare domanda di autorizzazione perché la famiglia sarà formata dal genitore ancora vivente e dai figli. Quindi diciamo che generalmente in caso di separazione o di divorzio o in caso di figli riconosciuti, figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, gli assegni familiari vengono percepiti secondo accordo tra il papà e la mamma. Questa, diciamo, è la regola fondamentale. Un accordo che molto spesso ha una convenienza anche economica, cioè nel senso che i genitori valutano chi è lavoratore dipendente o delle volte anche in presenza di genitori entrambi i lavoratori dipendenti, chi può percepire l'assegno maggiore, quindi dall'accordo scaturisce chi debba prendere l'assegno familiare. In caso di mancato accordo fra i genitori, la domanda di autorizzazione e la domanda per il pagamento degli assegni familiari viene presentata dal genitore con cui i figli convivono. Poiché in questo caso non può allegarsi in domanda la dichiarazione di rinuncia dell'altro genitore, quel genitore che presenta domanda allegherà una dichiarazione in cui dichiara appunto che l'altro genitore non ha voluto rilasciare dichiarazione, non si hanno più rapporti con quel genitore, non si sa che fine ha fatto, e questo vale affinché se l'altro genitore dovesse successivamente presentare domanda di autorizzazione e poi domanda per il pagamento, quella domanda verrà rigettata in quanto l'altro genitore, il primo genitore, è stato già autorizzato a percepire gli assegni. Il collocamento o accasamento eterofamiliare è in genere equiparato all'istituto dell'affidamento e quindi in caso di affidamento non si deve richiedere l'autorizzazione, mentre in caso di accasamento sì, perché è necessario valutare i singoli provvedimenti. Nella domanda sarà necessario allegare la sentenza del tribunale e la conferma della struttura affidataria del minore. Un altro caso è quello dei figli nati da un precedente matrimonio o da un precedente rapporto di uno dei due coniugi. In linea di principio, se il coniuge affidatario, e abbiamo capito che cosa intendiamo per affidatario, è titolare di una posizione tutelata, ha diritto a percepire gli altri sulla propria posizione tutelata. Qualora contrarre nuovo matrimonio o dovesse contrarre un matrimonio, il suo nucleo familiare sarà formato
dal richiedente, dal nuovo coniuge e dai figli. Può succedere però che questo genitore che ha contratto un nuovo matrimonio non sia titolare di una posizione tutelata. Che cosa succede? Poiché si è costituito un nuovo nucleo familiare, dato per esempio dalla mamma, l'attuale marito e i figli nati prima del precedente matrimonio, e la mamma non è titolare di posizione tutelata, ma lo è l'attuale marito, in quel caso percepiscono gli assegni familiari sulla posizione dell'attuale marito, previa autorizzazione, perché naturalmente il padre naturale dei bambini è un altro soggetto. Se però non vi è posizione tutelata né da parte della madre né da parte dell'attuale coniuge della madre, quel nucleo familiare perde il diritto alla percezione degli assegni familiari. Quindi passiamo ai casi delle unioni civili e delle convivenze di fatto disciplinati dalla legge 76 del 2016. Le unioni civili sono i rapporti tra persone dello stesso sesso, le convivenze di fatto si hanno quando due persone maggiorenni sono unite da uno stabile legame affettivo, di coppia e di reciproca assistenza morale, e non sono vincolate da altri rapporti di parentela, affinità e adozione. Le unioni civili vengono equiparate al matrimonio e quindi tutta la normativa e la terminologia che si riferisce al matrimonio viene applicata, per quanto compatibile, alle convivenze di fatto. Sono qui adesso citati gli articoli riguardanti questa legge del 2016 che riguardano specificatamente gli assegni familiari. La definizione quindi di unione civile e di conviventi di fatto, l'accertamento della stabile convivenza deve fare riferimento alle dichiarazioni anagrafiche, i conviventi di fatto possono disciplinare i propri rapporti patrimoniali e nel contratto patrimoniale di convivenza si stabilisce la residenza, le modalità di contribuzione alla vita in comune e la disciplina della comunione o della separazione dei beni. Che cosa succede? Nelle unioni civili quindi si viene a costituire un nuovo nucleo familiare che viene di fatto equiparato al matrimonio, quindi si applicano le stesse norme che si applicano per il matrimonio. Gli assegni familiari spettano anche a questo nuovo nucleo familiare di cui fanno parte le due parti dell'unione civile. E anche in questo caso bisogna verificare se una delle due parti dell'unione civile sia titolare di una prestazione tutelata oppure no. I problemi cominciano a nascere quando una delle due parti aveva già dei figli nati prima dell'unione civile. Se questi figli nati prima dell'unione, se i genitori di questi bambini sono titolari di posizione tutelata, in realtà nulla cambia. Gli assegni familiari si calcolano sulla posizione tutelata o di un genitore o dell'altro genitore. A questi figli viene inoltre riconosciuta la percezione degli assegni familiari anche quando nessuno di questi due genitori è titolare di posizione tutelata. Se però l'altra parte dell'unione civile è titolare di un rapporto di lavoro dipendente, allora in questo caso gli assegni familiari vengono calcolati e riconosciuti all'interno di questa nuova famiglia, cioè delle due parti dell'unione civile e dei figli di una delle due parti. Può succedere poi che i figli
nascono dopo l'unione civile. Se ci sono questi due figli all'interno di questo nuovo nucleo familiare, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato all'interno dell'unione civile secondo i procedimenti che prima abbiamo descritto per una famiglia, diciamo, tradizionale e secondo le norme contenute nell'articolo 252 del codice civile, che disciplina appunto i casi poi di separazione e di divorzio. Anche lo scioglimento dell'unione civile e delle convivenze di fatto viene disciplinato ai fini dell'assegno familiare allo stesso modo con cui si tratta la separazione o il divorzio. Nel caso di quindi che ci, nel caso in cui ci sia un'unione civile o una convivenza di fatto suggellata in un contratto di convivenza, i redditi da prendere a riferimento nella domanda per gli assegni familiari sono i redditi delle due parti. E qui molto spesso si fa confusione, perché nelle domande di autorizzazione viene flaggato molto spesso il richiedente titolare di un contratto patrimoniale di convivenza ai sensi dell'articolo 1 della legge del 76 del 2016, senza considerare le conseguenze che ha questa indicazione. Cioè, molto spesso si confondono le convivenze di fatto, cioè quei rapporti tra due persone che decidono di convivere insieme, di generare della prole, ma di non disciplinare attraverso un contratto di convivenza il proprio rapporto, con quelle persone che invece decidono di stipulare questo contratto di convivenza. Purtroppo molto spesso siamo obbligati a respingere le domande, perché poi quando vanno a presentare la domanda per il pagamento degli assegni familiari indicano un solo genitore, cioè il genitore effettivo dei minori, non indicano anche l'altro convivente. Quindi laddove nella domanda di autorizzazione si è indicato che il richiedente è titolare di un contratto di convivenza, nella domanda di autorizzazione vanno indicati sia le anagrafiche di tutte e due le parti, sia i rispettivi redditi, anche qualora i redditi siano zero. In caso di abbandono di uno dei genitori, anche qui la famiglia cambia, cioè non ci sono più i due coniugi, ma rimane soltanto il coniuge che permane con i figli, purché lo stato di abbandono sia comprovato dalla certificazione anagrafica e da un documento dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. L'aumento dei livelli reddituali è quando all'interno della famiglia c'è un figlio o un componente che sia inabile. L'inabilità deve essere certificata dall'INPS e verificata dall'ufficio medico, perché in caso di componente inabile si ha diritto a una maggiorazione degli assegni. Si deve chiedere anche l'autorizzazione per gli assegni familiari in caso di cittadino italiano o comunitario che ha componenti del nucleo residenti o all'interno dei paesi della comunità europea o all'estero, oppure di cittadini stranieri che lavorano in Italia, a seconda che i componenti del nucleo familiare sono presenti in Italia e quindi convivono in Italia, oppure sono residenti all'estero. Allora, nel caso di cittadini dell'Unione Europea, poiché l'istituto degli assegni familiari è previsto in tutti i paesi dell'Unione Europea, naturalmente o lo eroga l'Italia o lo eroga
l'altro paese. E quindi è necessario presentare delle domande, è necessario generare dei flussi informatici che attestano il pagamento o meno degli assegni familiari in un paese o nell'altro. Se il richiedente cittadino italiano risiede in Italia, gli altri componenti dei figli, ad esempio, risiedono in un altro paese, questo cittadino italiano ha comunque diritto a percepire gli assegni familiari su questi figli residenti all'estero, purché naturalmente non li percepisca gli altri genitori, l'altro genitore. Se in Italia è presente un cittadino straniero che lavora in Italia e la sua prole abita in Italia con lui, si ha diritto a percepire, ad includere nel nucleo familiare anche questi figli. Se invece risiedono in paesi extracomunitari, non si ha diritto a percepire gli assegni familiari perché non fanno parte di quel nucleo. Alla stregua dei paesi comunitari, poi vi sono una serie di paesi con i quali l'Italia ha stipulato delle convenzioni. Bene, io ho finito la mia esposizione, ripasso la parola all'avvocato Giusi Torre per il prosieguo del webinar. Grazie alla dottoressa Delia Trementini che ci ha dato tantissimi spunti di riflessione, insomma, in questa complicatissima normativa, ecco, sugli ANF, che immaginavamo magari non essere così complessa. Io, a questo punto, se qualcuno di voi, dei partecipanti, voleste porre qualche domanda, in realtà ne abbiamo un paio da parte della collega Eva Dutto. Sì. Ok, vero. Slide. Tra l'altro, sì, volevo dire che se qualcuno fosse interessato, la dottoressa Delia Trementini mette a disposizione di Camera Minorile le slide, quindi poi noi eventualmente le inviamo a chi ne fa richiesta. Allora, un paio di domande, dicevo, da parte della collega Eva D'Urso, che magari per la dottoressa Trementini magari sarebbe opportuno porre adesso, prima magari di far parlare l'altro relatore. Se la collega vuole prendere parola, oppure posso leggere io le domande per la dottoressa. Salve, sì. Buongiorno. Ecco, buonasera. Buongiorno. Salve, buonasera. Eva D'Urso, Foro di Torre Annunziata. Mi volevo complimentare innanzitutto con la dottoressa perché non è facile avere questa chiarezza espositiva in questa materia così complessa, nella quale spesso siamo coinvolti poi come avvocati ad operare, a supportare i nostri clienti. In effetti io sulla seconda domanda, che era quella nel caso in cui il coniuge convolasse a nuove nozze, la dottoressa poi ha risposto che in pratica la posizione tutelata sarà quella del nuovo coniuge e quindi su quella, mi sembra di aver capito, andranno richiesti gli assegni familiari. Io invece mi chiedo, nel caso normale, quindi figli naturali affido alla madre, nel caso in cui il padre si rifiuti di rilasciare il consenso alla percezione degli assegni familiari, come si procede? Perché questo è un punto nel quale ci fermiamo sempre. Sì, allora ho precisato che sia in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori o in caso di separazione o divorzio, la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione è la sentenza di separazione o la sentenza di divorzio, gli stati di famiglia e la rinuncia di uno dei due genitori alla percezione degli ANF, la concessione affinché sia l'altro genitore a percepirli. Qualora, facciamo un esempio, il padre si rifiuti di presentare questa
dichiarazione, oppure tra i due genitori non esistono buoni rapporti per cui la madre ha difficoltà a reperire questa dichiarazione, sarà la madre o comunque sarà il genitore richiedente l'autorizzazione ad allegare una dichiarazione in cui appunto esponga questa situazione. Il padre è irreperibile, il padre si rifiuta di presentare la dichiarazione, non ho buoni rapporti con il padre. E questo perché? Perché naturalmente mediante l'autocertificazione dello stato di famiglia noi accertiamo che la famiglia è composta dalla mamma con i bambini e rilasciamo l'autorizzazione in capo alla mamma. Qui puntualizzo che diciamo che le nostre domande, le nostre procedure sono soggette anche a verifiche. C'è in corso ormai da anni una elevata telematizzazione di tutte le procedure e un colloquio tra procedure informatizzate di diversi enti, quindi anche tra le procedure dell'INPS, le procedure per esempio dello Stato civile, e ad esempio in questo ultimo anno anche sono state implementate delle comunicazioni telematiche con le banche, per esempio per attestare la titolarità dei conti correnti e dell'IBAN, no? Per cui la strada è sempre questa, sono i diversi archivi informatizzati che devono comunicare tra di loro, senza necessariamente che siano gli operatori a verificare la sussistenza dei requisiti. Tuttavia, su queste domande di autorizzazione sono fatte anche dei controlli a campione, per cui talvolta queste autodichiarazioni degli stati di famiglia vengono poi confrontati con quanto risulta negli archivi dello Stato civile. Quindi una volta, per ritornare alla domanda della collega, se la domanda viene presentata dalla mamma che di fatto coabita con i bambini, il padre si rifiuta di presentare, di rilasciare la dichiarazione a favore della mamma, quindi la mamma presenta la propria autodichiarazione, l'autorizzazione viene rilasciata a favore della mamma. Successivamente il padre si sogna di presentare anche lui la domanda di autorizzazione, naturalmente noi, avendo già accolto la domanda della mamma, respingeremo quella del padre. Se dovesse presentare la domanda prima il padre, noi dobbiamo accertare che lo stato di famiglia includa appunto il padre e i minori. Se non verifichiamo questa condizione, respingiamo la domanda di autorizzazione del padre. Grazie. La collega deve chiedere qualche altra precisazione o... No. La ringrazio e farò sicuramente così, e mi chiedo, dovendo presentare poi appunto per un periodo precedente, quindi arretrati, ed essendo poi mutata la situazione, quindi a un certo punto la signora si è risposata, io dovrò fare due richieste? Cioè una è quella in cui ci si muoverà con l'autocertificazione sul rifiuto del padre e poi una sulla posizione tutelata del nuovo coniuge. Sì. Naturalmente sia la domanda di autorizzazione sia la domanda per il pagamento degli ANFO seguono la situazione di famiglia, quindi vanno fatte a seconda della data. Ho precisato all'inizio che le domande di assegni familiari decorrono dal 1 luglio fino al 30 giugno dell'anno successivo. Se ad esempio la mamma a settembre si risposa, in questo caso le domande per il pagamento vanno suddivise, una dal 1 luglio fino alla data del matrimonio che è avvenuta ad esempio il 30 settembre e l'altra dal 30 settembre fino al 30 giugno. Sì, grazie. Grazie. C'è qualcuno che vuole fare qualche altra domanda? Io nella chat ne leggo una sempre per la dottoressa Trementini da parte della collega
da Dania Valbonesi. Se la collega è collegata, forse ha abbandonato la chat. Comunque la collega chiedeva. No, sono qui collega, buonasera. Ah, ecco. Buonasera. Allora, buonasera a te. Io facevo una domanda un pochino particolare perché so che diverse volte le mie assistite mi chiedono l'omologo alla sentenza, come infatti diceva la collega prima. Facendo io separazioni e divorzi consensuali o congiunti, ormai solo con negoziazioni assistite, mi chiedevo da quand'è che quindi decorre la richiesta per gli assegni. Immagino dall'autorizzazione o dalla Procura della Repubblica, però ecco, vorrei una conferma, oppure dalla sottoscrizione dell'accordo piuttosto che della convenzione di negoziazione assistita. Grazie. Sì, gli assegni in questo caso decorrono da quando si è raggiunto l'accordo. Sostanzialmente, nel momento in cui si raggiunge l'accordo tra le due parti, tra i due genitori, da quel momento comincia a decorrere l'autorizzazione e quindi il pagamento degli assegni. Quindi diciamo dal deposito dell'accordo, ecco, dal deposito della negoziazione assistita. Va bene, se non ci sono altre domande o magari nel frattempo qualcuno ecco, vuol riflettere, è aperta sempre la chat, per cui si potranno sempre porre diciamo anche alla fine ecco, diciamo dell'altro intervento. Quindi ancora tante grazie alla dottoressa Trementini. E adesso passerei quindi la parola all'altro relatore, il dottor Luigi Aspromonte. Sentito, ci sono problemi di audio? No, assolutamente. Ok, quindi il dottor Luigi Aspromonte, dottore commercialista, ordine dei commercialisti di Brindisi. Grazie, passo a lei la parola. Grazie, buongiorno, buonasera a tutti. Un saluto al presidente Gonzales, innanzitutto, ringrazio chiaramente l'avvocato Giusi Torre e con l'occasione devo ringraziare il dottor Domenico Muni, responsabile del settore economico-finanziario del comune di San Pancrazio Salentino. Oggi parleremo dell'IMU Tari in applicazione, quindi anche nel caso in cui c'è la separazione. Se magari possiamo introdurre delle slide. Sì, ecco, magari rinnovo l'invito a chiudere i microfoni e magari le telecamere, così avremo una visione più ottimale. Partono appena. Ok. Finché vanno le slide, ecco, volevo suggerire la seconda parola da inviare alla mail della nostra segreteria per attestare, ecco, la frequentazione del webinar. La prima parola era posizione tutelata, la seconda nucleo familiare. Prego, le slide sono a video. Ok, io sono pronto. Allora, l'IMU nasce, è un'imposta che ha sostituito l'ICI. Faceva parte, diciamo, di un'imposta della IUC che comprendeva sia la TASI che la TARI. Questa imposta IUC è stata tolta, hanno tolto la TASI ed è rimasta soltanto la TARI e l'IMU. L'IMU è un'imposta municipale unica, è un'imposta dovuta da tutti i possessori, quindi, di immobili.
comprese anche le categorie catastali A1, A8 e A9. Pertanto, le abitazioni principali che hanno la caratteristica di essere appartenenti alla categoria catastale A1, A8, A9 devono pagare l'IMU, comprese anche le pertinenze. L'imposta è dovuta per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Dall'anno 2014 sono esenti da IMU le abitazioni principali che abbiano le categorie catastali A2, che sono le abitazioni di tipo civile, A3, abitazioni di tipo economico, A4, abitazioni di tipo popolare, A5, abitazioni di tipo ultra popolare, A6, abitazioni di tipo rurale, A7, abitazioni in villini. Chiaramente il presupposto per essere abitazione principale, quindi essere esente da IMU, ed essere avere la dimora e la residenza. Inoltre sono esenti da IMU anche le pertinenze dell'abitazione principale, e per pertinenze noi intendiamo quelle che vengono classificate nelle categorie C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Quindi è possibile avere un'abitazione principale e più pertinenze, l'importante che appartengano a categorie catastali differenti, per cui è possibile essere esonerati dal pagamento dell'IMU anche per più pertinenze. Diciamo che l'IMU ancora non viene applicata alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. Non viene pagata l'IMU nemmeno ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Non si paga l'IMU sull'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale di servizio permanente alle Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco. Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta in sede di separazione o divorzio è da considerarsi a titolo di diritto di abitazione. Si sente bene? Sto andando veloce? No, va benissimo, per noi va benissimo. Ok. Allora, diciamo innanzitutto abbiamo parlato della non applicazione dell'IMU. La Cassazione hanno equiparato il convivente al coniuge ai fini della soggettività IMU.
Pertanto, con la sentenza 11.416 del 2019, si è espressa in tal modo nel caso di una separazione di una coppia di fatto, con assegnazione dell'abitazione a uno degli ex conviventi insieme ai figli minori. La Cassazione quindi ha preso le mosse da una rassegna di disposizioni civilistiche che in termini di tutela del diritto ad occupare la casa familiare pongono sullo stesso piano i figli nati fuori dal matrimonio e quelli nati nel matrimonio. Per effetto quindi di tale equiparazione, il convivente a cui sono affidati i figli minori ha diritto ad ottenere dal giudice l'assegnazione della dimora di residenza. Chiaramente qui si pone il problema, diciamo, dell'essere proprietario di un immobile e dare la casa al coniuge per la dimora, in quanto il giudice ha deciso di assegnare la casa. Si pone il problema se il titolare, chi deve pagare l'IMU, se il proprietario, cioè se il coniuge che rinuncia alla casa in quanto il giudice ha obbligato a lasciare la casa al coniuge, debba pagare o meno l'IMU. No, quindi in questo caso non paga l'IMU né il coniuge assegnatario della casa dove deve dove c'è la dimora, né il proprietario dell'immobile. L'unica eccezione, e l'abbiamo visto anche prima, è che l'immobile dove andrà ad abitare il coniuge non appartenga alla categoria A1, A8 o A9, quindi nelle quelle di lusso, cosiddetti immobili di lusso. Ci sono anche altri casi in cui non viene pagata l'IMU. Esiste il caso in cui nel momento in cui viene assegnata l'abitazione principale, la proprietà non appartiene e di terzi, ad esempio dei genitori di uno dei due coniugi. In questo caso l'esenzione spetta se l'unità abitativa è detenuta in comodato. Bisogna chiaramente, questo contratto di comodato deve essere registrato, importante questo, quindi deve essere registrato. Proprio in virtù di questo fatto, qui nel comune di San Pancrazio c'è stato, vi faccio proprio un esempio pratico, c'è stato un avviso di accertamento per omesso pagamento IMU. Cosa è successo? Un immobile, in seguito alla successione, diventa erede la figlia al 100%. Tale immobile è stato la casa coniugale tra il fratello dell'erede e l'ex coniuge. Con la separazione la casa viene assegnata all'ex coniuge. La madre, sino al decesso, su tale immobile aveva pagato l'IMU. La sorella erede, dopo la morte della madre, non paga l'IMU su tale immobile. Il comune, tramite avviso di accertamento IMU, chiede alla sorella il pagamento del tributo, la quale presenta un'istanza di annullamento con la seguente motivazione: assegnazione della casa disposta dal giudice all'ex cognata. Quindi, pertanto, per questa signora l'IMU non era dovuto, era la madre che aveva sbagliato, in quanto in questo caso il giudice ha assegnato la casa all'ex cognata. Considerando che l'assegnazione della casa coniugale è effettuata a titolo di diritto di abitazione, in forza del quale è stata prevista che l'IMU deve,
che non si paga l'IMU. Il problema nasce dal fatto che l'ex abitazione coniugale non fosse di proprietà dei coniugi e sul pagamento IMU ci sono delle opinioni difformi. È una cosa importante questa. Da un lato, la tesi per cui la soggettività passiva IMU dovrebbe essere imputata a prescindere in capo al coniuge assegnatario. Dall'altro, quella in cui la soggettività passiva IMU è da ritenersi esistente solo nella misura in cui l'abitazione fosse di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi, ovvero al più in comproprietà tra gli stessi. Cioè, praticamente qui ci sono degli orientamenti diversi. Il MEF dice, per me MEF prevale l'assegnazione dell'abitazione in base a cosa ha deciso il giudice, indipendentemente chi è il proprietario. Mentre la Cassazione dice, io ti permetto di non pagare l'IMU sulla casa assegnata a condizione che ci sia la proprietà di uno dei coniugi. E qui c'è proprio la, e viene lasciata, purtroppo anche questa è un buco normativo, viene lasciata la discrezionalità al responsabile dell'ufficio tributi, dove praticamente si dice di essere sensibile e di dare e di considerare queste cose. In effetti ci sono proprio delle tesi diverse, quindi non c'è una norma di comportamento da parte dell'ufficio tributi. Questo è una cosa importante perché è successo qui e in effetti è il portale degli enti locali praticamente ha risposto che purtroppo è un buco normativo e pertanto c'è una contrapposizione fra il MEF e la Cassazione. Un altro esempio importante che accade spesso: il coniuge, avendo assegnato la casa all'ex coniuge, va a vivere in un altro immobile, magari nello stesso comune. Allora si chiede, ma chiaramente avendo assegnato la casa al coniuge, se io vado a vivere in un'altra casa, posso usufruire anche dell'agevolazione di non pagare IMU nella condizione in cui c'è la residenza anagrafica e la dimora? Anche qui spetta l'esenzione IMU. Pertanto il coniuge che ha assegnato la casa, andando a vivere in una casa di proprietà dove lui ha la residenza anagrafica e la dimora, anche per quest'ultimo immobile ha diritto ad essere esonerato dal pagamento dell'IMU. Un'altra cosa ancora, un altro esempio, un altro caso pratico. Esiste il diritto di abitazione, quindi nel momento in cui viene assegnata la casa al coniuge è riconosciuto quindi la non debenza IMU, indipendentemente dalle quote di proprietà che hanno i coniugi. Allora, iniziamo a parlare un attimo per quanto riguarda la legge 160 del 2019. Ai fini dell'esenzione IMU sulla casa familiare assegnata dal giudice nell'ambito del procedimento di separazione e o annullamento e o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha previsto che è assimilata all'abitazione principale e pertanto è esente da IMU non più la casa assegnata al coniuge assegnatario dell'immobile, ma al genitore collocatario dei figli. Allora, qui dobbiamo fare due osservazioni. Da un lato, l'aver usato il termine genitore collocatario, diciamo che comporta l'ampliamento dell'agevolazione a situazioni prima ignorate dal legislatore.
facendo riferimento alla figura del genitore e non più a quella del coniuge assegnatario, determina l'estensione speciale anche nei confronti delle separazioni delle coppie di fatto, a condizione purché siano genitoriali. Dall'altro però è da dire che l'esenzione IMU speciale non troverà più applicazione al coniuge assegnatario dell'immobile senza figli, senza prole. Ugualmente non avrà spazio nell'ambito dello scioglimento delle unioni civili i cui componenti sono equiparati per legge ai coniugi e non ai genitori. Chiaramente abbiamo parlato di genitore collocatario. Certo, considerare la collocazione dei figli presso un genitore, il fatto stesso che quando viene assegnata, quando il legislatore dice di attribuire l'esenzione IMU al genitore collocatario, no, dei figli, comporta che il compimento della maggiore età, quindi viene meno il presupposto dell'esenzione dell'imposta IMU. Pertanto, al raggiungimento della maggiore età, su quell'immobile deve essere pagata l'IMU. Chiaramente questa è di competenza dell'ufficio tributi dei vari comuni, delle varie città, a controllare che nel momento in cui i ragazzi compiono i 18 anni, praticamente da quel momento in poi dovrebbe essere pagata l'IMU su questo immobile. Certo, il legislatore credo avrebbe fatto meglio a mettere in evidenza non tanto l'essere maggiore di età, ma quella di avere diciamo, un'autonomia economica da parte del figlio, in quanto era proprio questo il principio, quello di essere autonomo dal punto di vista economico, in modo tale che il permanere della collocazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti presso uno o l'altro genitore in relazione alla casa familiare dovrebbe garantire la permanenza dell'esenzione IMU in relazione all'abitazione stessa, a migliore proprio tutela degli interessi economici della prole non dipendente. Del resto, se il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare attribuisce ai fini IMU il diritto di abitazione, ovvero il diritto di abitare la casa limitatamente ai bisogni della famiglia, allora appare incoerente limitare l'esenzione fiscale al compimento della maggiore età. Quindi abbiamo imparato, cioè dobbiamo dire pertanto che sulla casa, la casa affidata, assegnata al coniuge, praticamente non viene pagata l'imposta IMU, vincolata se nel momento in cui viene assegnata con i figli, affinché i figli non raggiungono la maggiore età. È chiaro che qui non so quanti comuni controllano, diciamo, che al raggiungimento della maggiore età chiedono l'IMU su questa abitazione. Quindi noi abbiamo detto inizialmente dell'IMU, un'imposta municipale unica e un'imposta che riguarda l'immobile. Adesso invece, spero di essere stato veloce e sintetico, adesso parliamo invece della Tari. Cos'è la Tari? E diciamo la tassa sui rifiuti.
e il tributo che è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Noi prima abbiamo detto che c'era la IUC, che adesso non c'è più. Fino a 2 anni fa noi abbiamo pagato, si pagava la Tari, e abbiamo sentito parlare anche delle che in questa IUC c'era anche la Tasi, che adesso è stata eliminata. Quindi la Tari, abbiamo detto, è stata introdotta con la legge numero 147, quale tributo ovviamente facente parte dell'IMU e della Tasi e della IUC. Dal 2014 la Tari ha sostituito tutte il tributo comunale sui rifiuti, quindi non si parla più né di Tares, né di Tarsu, né di TA1, A1, TA2. Pertanto noi ad oggi paghiamo la Tari. Come si calcola la Tari? Il coniuge o il convivente assegnatario cui è stato assegnato l'immobile nel corso della separazione, quindi dovrà pagare anche la Tari. Abbiamo detto quindi no, ossia la tassa per i rifiuti che viene stabilita in base alla superficie dell'abitazione. Chiaramente, come viene composta la Tari? Qual è la tariffa? Come si determina la quota che ogni cittadino che utilizza l'immobile paga? A quanto ammonta il tributo? Allora, distinguiamo una quota fissa. Questa quota fissa viene determinata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa. Questa è la prima parte. Poi c'è una quota variabile. Questa quota è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti, che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale la parte fissa. Chiaramente nel caso oggetto di questo convegno, di questo webinar, effettivamente noi possiamo dire che chi utilizza l'abitazione quindi deve pagare l'IMU, quindi in questo caso al coniuge assegnatario della casa coniugale spetta il pagamento dell'IMU. Io spero di essere stato sintetico e di aver chiarito l'applicazione dell'IMU e della Tari anche nel caso in cui ci sia la separazione, in caso di separazione di questa abitazione. Grazie. Ok, anche qui se ci sono delle domande, tranquillamente lo possiamo. Senz'altro, se qualcuno diciamo ha da fare delle domande specifiche per dei casi pratici che magari ecco sono capitati e volesse chiedere qualche chiarimento, l'intervento ovviamente su Feltrudire che è stato insomma dirimente illuminante rispetto a questo delicatissimo intervento che spessissimo quasi sempre è motivo di litigio, no? Tra i coniugi. Forse oggi abbiamo appreso finalmente che sulla casa coniugale, sull'immobile oggetto di assegnazione nell'interesse della prole, non si paga l'IMU. Spesso invece ecco, a me è capitato che venisse chiesto, ma avvocato, siccome per esempio la casa è di comproprietà, noi paghiamo l'IMU al 50%, quindi
Ne approfitto per dire che magari, allora, in primis noi avvocati dobbiamo, quando alla fine consegniamo, ecco, ai nostri assistiti tanto la separazione, no, se giudiziale, e quindi la sentenza, quando consegniamo la sentenza o il provvedimento di omologa, dobbiamo sottolineare che quando l'immobile è oggetto di assegnazione da parte del giudice, è chiaro che dobbiamo anche completare dicendo che su questo immobile non si paga l'IMU, quindi di assolutamente magari questa sentenza al proprio commercialista, quindi sia la sentenza se giudiziale sia l'omologa se diciamo la, diciamo il provvedimento che diamoci attenti soltanto, chiedo scusa, che quando la casa non è di proprietà il contratto di comodato deve essere registrato, domanda, questo è importante, e deve essere fatta una dichiarazione IMU al comune, in quanto il comune chiaramente non sa se c'è una separazione in corso. Pertanto, siccome non vi è più l'obbligo di fare la dichiarazione IMU ai comuni, in quanto ogni variazione di proprietà attraverso il catasto il comune recepisce tutte le varie proprietà, come viene variata la proprietà, e invece l'uso dell'abitazione con la richiesta di alcuni diritti e una deve essere comunicata al comune, perché chiaramente il comune non sa se c'è stata l'assegnazione, perché chiaramente al catasto non risulta che la casa è stata assegnata a un, al coniuge. Pertanto, per far valere il diritto a non pagare l'IMU, ad essere esentata dall'IMU sulla casa assegnata, bisogna comunicare al comune dicendo: io sono stata assegnataria o assegnatario di questa abitazione, vi do la sentenza eventualmente e quindi io non pagherò l'IMU. Qualora, ripeto, la casa non è di proprietà, vi allego anche il contratto di comodato registrato. Importante questo. Perfetto, è chiarissimo e veramente dirimente, illuminante, perché noi diciamo possiamo a questo punto sfruttare questo suggerimento per essere più completi, no? Nei confronti appunto delle nostre parti assistite. Direi che è stato veramente utile, insomma, è importante, perché diciamo questi argomenti sono veramente ricorrentemente motivo di astio e di litigio, soprattutto dopo diciamo la cristallizzazione della crisi familiare, quindi proprio dopo l'avvenuta separazione, dopo l'avvenuto scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio. Terza parola chiave: abitazione principale, proprio perché insomma abbiamo parlato dell'immobile, insomma, ecco, coniugale, quindi dell'abitazione principale come criterio di riferimento ai fini dell'esenzione IMU e dell'applicazione della TARI. Volevo chiedere se ci sono delle domande particolari da parte di qualcuno, e nel frattempo magari, non lo so, è venuto a me, diciamo, una domanda da porre al dottor Aspromonte. Siccome nella relazione ancora attenta e ho appreso che appunto essendo in piedi l'esenzione IMU nell'ipotesi di diciamo assegnazione di questa casa, è ripetibile la somma che è stata erroneamente pagata? Cioè, se uno dei due coniugi non ha dichiarato appunto al comune che l'immobile era appunto ricompreso nel provvedimento di assegnazione e non abbiamo fatto diciamo in assenza di un obbligo di fare la denuncia IMU, non abbiamo comunicato che invece c'è questo provvedimento di assegnazione, abbiamo magari per anni pagato il tributo,
possiamo eventualmente fare un'istanza al comune, all'ufficio tributi, viene fatta un'istanza allegando l'atto di assegnazione da parte del giudice, chiaramente anche in questo caso il tributo può essere chiesto a restituzione, a rimborso, se ci sono i presupposti se non è scaduto, se non è prescritto, si può chiedere la restituzione al comune. È chiaro, il comune, perché giustamente il comune non sa delle situazioni che possono avvenire, pertanto, ripeto, è di interesse da parte dei proprietari o dell'assegnatario far presente che è stata assegnata la casa, pertanto su questo immobile l'IMU non deve essere pagata. Se è stata pagata erroneamente l'imposta, automaticamente viene chiesta l'istanza al comune. Il comune, previo controllo, chiaramente rimborserà questa somma. Perfetto, quindi lo stesso criterio e principio di rimborso varrà nell'ipotesi in cui per errore, diciamo così, ha effettuato il pagamento IMU il proprietario che non abita. Ecco, il quindi, proprietario che non abita, come abbiamo detto prima, siccome la non debenza IMU vale in favore del coniuge assegnatario, ma se il proprietario invece è l'altro coniuge, quest'ultimo non deve pagarlo, perché prevale, come abbiamo detto, il diritto di abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale. Pertanto, quest'IMU il proprietario non deve essere, cioè non deve pagarla. Certo, quindi anche qui deve comunicare, perché noi abbiamo fatto anche l'altro esempio, che qualora il coniuge si trasferisca in un altro immobile dove ha la dimora e la residenza, pertanto dirà: attenzione comune, facendo una dichiarazione IMU, io abito in questa abitazione dove ho la dimora e la residenza, contestualmente sull'altra casa di proprietà non devo nemmeno pagare l'IMU, in quanto questo immobile è stato assegnato dal giudice all'ex coniuge assegnatario della casa coniugale. Pertanto non deve essere pagata l'IMU né sull'immobile dato all'ex coniuge, né sulla casa dove lui abita, anche se sono ubicati nello stesso comune. Certo. Quindi l'importante è che ci sia la dimora e la residenza, che è il presupposto di considerare un'abitazione. Abitazione principale, e quindi è esente da IMU. Ricordiamoci ogni volta che parliamo dell'abitazione principale, non dimentichiamoci sempre che sono escluse le abitazioni di tipo signorile, sono escluse le ville, abitazioni in ville, sono esclusi i castelli, palazzi di eminenti pregi artistici. Bisogna dirlo, perché ci sono dei casi in questo caso. Facciamo l'esempio. Facciamo l'esempio. Veronica Lario e Silvio Berlusconi. Qualora in sede di separazione fosse stata assegnata la casa di Arcore, che è una villa, è un castello, e Veronica Lario avesse avuto dei figli minori, su tale immobile l'IMU doveva essere pagata, perché è un immobile di pregio, di lusso. Questo è l'esempio tipico che ogni tanto andiamo a fare, giusto a capire la differenza tra la 1, la 2 o la 3 rispetto alle case normali, no? Cioè le A1, le A8, le A9, insomma, rispetto alle altre abitazioni. Certo. E ovviamente possiamo dimenticarci l'ipotesi in cui, in caso di assegnazione
a titolo di casa coniugale di un castello, inutile insomma che abbiamo una casa con piscina. Abbiamo capito insomma il concetto di fondo, però ovviamente è importante diciamo averlo appreso. Bene, quindi abbiamo finito prima del tempo, credo, con le due relazioni. Ripeto, se io non leggo domande sulla chat, non so se non le visualizzo io o se qualcuno magari vuole fare un intervento, vuole fare delle domande dirette, noi siamo qui. Io intanto ripeto le tre parole che abbiamo dall'inizio suggerito. La prima è posizione tutelata. La seconda è nucleo familiare, la terza è casa, abitazione principale, quindi posizione tutelata, nucleo familiare, abitazione principale. Ecco, allora io a questo punto ringrazio i nostri relatori, il presidente il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, l'avvocato Claudio Gonzales. C'è qualcuno? No. La segretaria di Camera Minorile, l'avvocato Francesca Cesaria, ha realizzato un lavoro insomma certosino e complesso, anche solo ai fini di inviare insomma tutti il link per collegarsi oggi. E a questo proposito qualcuno in chat insomma mi scriveva che non ha potuto collegarsi, forse c'è stato un errore nella trasmissione del link o perlomeno diciamo nella email. Allora io volevo segnalare che il nostro regista, che ringrazio ovviamente di cuore per il supporto tecnico, Giovanni Pellegrino. Scusami Giussi, c'è una domanda che vedo. Maria Rosaria Montesardi chiede: Giussi, se tra i figli ci sono maggiorenni o minorenni, che succede finimo? Finché ci sono i minorenni, automaticamente c'è l'esenzione IMU, no? Pertanto, quindi, finché non viene raggiunta la maggiore età anche del figlio minore, anche qui c'è l'esenzione IMU sulla casa assegnataria del coniuge. Perfetto, quindi quando c'è il minorenne, diciamo che l'esenzione è agganciata alla minore età. Infatti abbiamo comunque, diciamo, percepito, c'è un'altra domanda, nel caso in cui il coniuge non assegnatario sia proprietario ma l'usufruttuario. Questo abbiamo già risposto dicendo che c'è la condizione in cui l'importante è che allora la suocera, avendo l'usufrutto, non deve pagare l'IMU, in quanto perché questa casa è assegnataria al coniuge, all'ex nuora, diciamo in questo caso. Sì. L'importante è che ci sia un contratto di comodato registrato. Certo. E comunicarlo al comune dove è ubicato l'immobile. Certo, sì, questo è importantissimo, un suggerimento, ecco, importantissimo. Siccome c'era anche un'altra signora perché hanno chiesto queste cose, quindi sì. Questo. Okay. Sì, certo, forse le domande sto cercando di leggere in chat, se non ce n'è, ecco, nessun'altra, no, credo di no, se qualcuno, aspettiamo ancora. Comunque io stavo, ecco, dicendo questo, che qualcuno ha avuto disguidi nel collegarsi, c'è stato qualche problema tecnico, insomma, il bello della diretta, diciamo così. Comunque Giovanni Pellegrino, ecco, il nostro regista, mi garantiva la registrazione dell'evento, mi ha garantito la registrazione, quindi questo evento è in fase di registrazione e su richiesta chi vorrà potrà comunque usufruirne anche ai fini
dei crediti, ecco, e quindi inviando poi successivamente con apposita richiesta sempre alla segreteria della Camera Minorile l'apposito link, l'indirizzo, noi lo forniremo, e quindi l'evento, il webinar si potrà, diciamo, vedere in differita e quindi frequentare, insomma, così, ecco, da remoto. E quindi, diciamo, ecco, a questo punto direi che abbiamo proprio finito. Grazie a tutti quanti, ecco, i partecipanti, che insomma numerosi sono stati, ecco, numerosi, e questo ci fa da input per fare magari, insomma, meglio sicuramente nelle altre prossime occasioni. Noi è chiaro che andiamo a ritornare in presenza con i nostri eventi, però sicuramente sarà difficile, e ancora per molto, quindi sicuramente ne faremo altri. Grazie a tutti per la cortese, insomma, attenzione e la numerosa partecipazione. Grazie ancora al presidente Gonzales, ai due relatori, la dottoressa Delia Trementini, funzionario INPS, il dottor Luigi Aspromonte, commercialista facente parte dell'Ordine dei commercialisti di Brindisi, l'avvocato Francesca Cesaria, la nostra segretaria. Un saluto anche alla nostra presidente Simonetta De Carlo, che sicuramente, insomma, ci sta seguendo, il regista Giovanni Pellegrino, senza cui competenza tecnica i nostri eventi webinar non avrebbero avuto vita, e un ringraziamento anche a Gazzetta del Mezzogiorno, che in particolare alla giornalista Federica Marangio, che oggi ha scritto di Camera Minorile di Brindisi sul blog della Gazzetta. Ringrazio con affetto, lei, diciamo, è una nostra fan, oserei dire così, perché ci segue, insomma, in tutti i nostri eventi, sia quelli formativi e anche quelli sociali. Appena Federica apprende, insomma, che c'è un evento di Camera Minorile, non ha bisogno di essere contattata, insomma, prende e scrive da sola, e di questo la ringrazio, ecco, personalmente, come amica, ma anche come avvocato e come socio di Camera Minorile. Grazie a tutti, okay. grazie a voi. Conosciuti e non conosciuti, foro di Brindisi oltre foro. Grazie, è stato un piacere avervi ospitato in questa virtual room, quindi ci rivediamo presto. Grazie ancora a tutti, buona serata. Buonasera. Arrivederci. Buonasera a tutti, grazie. Buona serata.